che abbiamo le due parti della nostra borsa, prima di andarle a comporre dobbiamo decidere se colorarle o meno. In caso le coloriate, naturalmente va fatta immediatamente la procedura di colorazione e si può utilizzare colore acrilico, altri tipi di colorazione, ma sempre utilizzando anche la colla vinilica per indurire il lavoro. Nel caso decidiate di lasciarle così, colore naturale del giornale, è sufficiente passare una o meglio due mani di colla vinilica, perché una volta comunque assemblate le due parti e andrà messo il tessuto nella parte interna, e quindi per evitare poi di rovinare il lavoro è meglio fare questa operazione di finitura ora. E sia che coloriate sia che semplicemente desideriate lasciarle colore del giornale, dopo la colla vinilica, quando sarà il tutto perfettamente indurito ed asciugato, vi consiglio di passare una finitura di lucido trasparente per proteggere ulteriormente il lavoro. Come potete vedere, io ho scelto di colorare la borsa. Sto procedendo sia nella parte esterna che nella parte interna. Sto utilizzando caffè solubile, colore acrilico bianco e abbondante colla vinilica. In un unico barattolo ho messo il tutto. Utilizzo, come vedete, un pennello dalle setole piuttosto rigide e lunghe, in modo da poter entrare comodamente attraverso la maglia di intreccio della cannuccia di carta e rendere il lavoro perfettamente colorato in modo omogeneo. Con questo tipo di miscela normalmente una mano è sufficiente a coprire, nonostante, vedete, si tratta di un colore chiaro, sto passando con una mano, copro facilmente, però dipende anche tanto dal tipo di colore, da tante cose, ecco. Eventualmente poi si può dare una seconda mano se lo si ritiene. Il colore deve essere comunque sempre tirato piuttosto bene, di modo da non fare dei grumi che poi andrebbero a rovinare il bell'effetto dell'intreccio.